Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi questo video per mostrarvi tutti gli acquisti che ho fatto in questi ultimi giorni. Questa volta mi sono dato un po' la pazza gioia, pur cercando di risparmiare sempre il più possibile, perché secondo me certe cose costano veramente troppo confronto a quello che valgono e di conseguenza molte volte aspetto un pochino di tempo ad acquistarle per trovare delle offerte e quindi pagarle quello che secondo me è il prezzo giusto. Ma iniziamo subito. La prima cosa che vi mostro, a dir la verità, non l'ho acquistata io ma mi è stata regalata. Mi è stata regalata questa bottiglietta per andare in giro, perché ultimamente ho ripreso ad andare in bicicletta abbastanza spesso e quindi mi hanno regalato questa bottiglia per portarmi via sempre da bere. Oltre a essere bellissimo il colore, perché è questo verde lime, verde acido, mi piace da morire la scritta perché c'è scritto "io non sudo, io risplendo" o brillo, come preferite dirlo voi. E come vedete la plastica è tutta piena di brillantine al suo interno. È veramente troppo carina e non vedo l'ora di utilizzarla. Ma passiamo ora a farvi vedere tutte le cose che ho acquistato. La prima è questa Bunny, che non ho saputo resistere perché l'ho acquistata da Amazon e mi è arrivata qualche giorno fa e l'ho già aperta. Era da tanto che volevo acquistarla, ma aspettavo che calasse un pochino di prezzo, perché non è comunque tra le mie preferite, ma nella mia collezione comunque mancava. Avevo paura ad acquistarla perché so che adesso è stata rifatta nella nuova scatola e su Amazon si trova spesso con la nuova scatola, quella con il logo nuovo per capirci. Poco prima di acquistarla ho chiesto su Amazon agli altri che l'avevano già acquistata se fosse la prima versione o quella nuova e mi era stato risposto che adesso Amazon spedisce quella nuova, che oltre ad avere la scatola nuova è anche senza il fiocchetto qui sul collo, questa specie di collana. Io ho voluto rischiare lo stesso e mi è arrivata la prima versione, quella completa con tutti gli accessori e appunto anche con la sua collana. Sempre da Amazon e mi è arrivata proprio oggi, ho acquistato questa versione di Apple Way to Wonderland, perché di questa linea, come avete sicuramente visto nel video della mia collezione, avevo solamente Lizzie. Di questa collezione le Way to Wonderland, le mie preferite erano proprio Lizzie ed Apple fin dall'inizio, e quindi ho voluto acquistarle tutte e due, e questa qui l'ho trovata addirittura a 9,90€ su Amazon. Se volete provate ad andare a dare un'occhiata, perché veramente ci sono dei prezzi molto bassi su certe Ever After Eye. Oltre a questa Ever After Eye, proprio ieri ero al centro commerciale e c'erano dei peluche in offerta e non ho resistito e ho comprato questo. Ho preso questo peluche a forma di mucca, perché dovete sapere che io amo gli animali in generale ma ho un debole comunque per le mucche, e quando l'ho vista mi sono innamorato e ho detto non posso fare a meno di prenderla, anche perché l'ho pagata 3€ praticamente, 3€, 3,50€, adesso non ricordo di preciso. A tratti quasi non mi ricordo una mucca, perché sembra avere il nasino da porcellino, questi cornini da capretta, però è troppo carina, non potevo non comprarla. Poi era da un po' di tempo che volevo provare la Kinetic Sand, solo che andando in giro nei negozi a cercarla vedevo dei prezzi veramente troppo alti, soprattutto quella che hanno fatto da poco di Frozen, che veramente sfiora prezzi secondo me assurdi per della sabbia. Per carità, sabbia particolare, però non credo valga realmente quasi 30€ addirittura. Quindi ho aspettato, ho cercato un pochino in giro e sono riuscito a trovare questa qui, che sicuramente non è originale, ma a me sinceramente che fosse originale o meno in questo caso non interessava, perché volevo semplicemente capire la sensazione e l'appeal di questa sabbia. L'ho trovata al centro commerciale anche questa per 2-3€, non ricordo, sono 150 grammi, sicuramente molto più piccola di quelle che vengono vendute originali, ma a me non interessava avere chissà quali grandi quantità, e quindi comunque ho deciso di provare a prendere questa. C'è scritto anche che brilla al buio, io l'ho già provata e vi dirò che al buio brilla veramente pochissimo, non è bello giocarci al buio perché praticamente nulla si vede, però in mano dà veramente una bellissima sensazione. Usiamo le formine che ci vengono date dentro, comunque gli stampi vengono molto bene, penso non abbia nulla da invidiare a quella originale e mi sono comunque tolto un piccolo sfizio. Come ultima cosa mi sono voluto togliere la curiosità di comprare queste bustine delle Wizzyland, ne ho presa una sola perché non le conosco, però mi è stato detto da più di una persona che stanno andando molto bene e piacciono parecchio, e quindi ho voluto togliermi la curiosità e ho acquistato una bustina, e questa la aprirò e la guarderò adesso insieme con voi. Sulla confezione davanti semplicemente c'è scritto Wizzyland e le elfe del bosco, qui ci dicono che cambiano colore e c'è un'immagine di due di loro, con una con capelli rosa e una con capelli blu. Sul retro qui vediamo il prezzo, che è di 2,99€, e qui ci dicono che in ogni bustina troviamo una di loro, la sua storia e un braccialetto. Qui a lato dovremmo vedere tutti i personaggi, ma hanno deciso di chiudere la bustina su tre personaggi, anzi quattro, perché sembra essercene uno anche qui sotto, 1, 2, 3, 4, sì, e quindi non possiamo vederle tutte, e qui ci sono semplicemente delle informazioni. Ora la apro e vedo che ho trovato dentro. All'interno, come appunto ci dicevano sulla confezione, troviamo questo libricino con la storia del personaggio che abbiamo trovato noi. In questo caso io ho trovato Irisa, quella con i capelli verdi, e dicono che i suoi capelli cambiano colore al sole. All'interno ci sono un po' di informazioni su di lei, una piccola storiella, delle immagini, e qui in fondo vediamo tutte quelle che possiamo trovare nelle varie bustine. Ailis, Eria, Nan, Nenar, Astra, Mavi, Irisa, Dalia, Aldea, Estel,
Evan Olin. Sinceramente non so chi si è inventato questi nomi perché sono veramente orrendi, però vabbè. Ci dicono che queste tre qui, credo, hanno i capelli che invece di cambiare colore brillano al buio. E qui dietro ci sono delle informazioni per partecipare ad un concorso. Oltre al libricino troviamo questo braccialetto, che è minuscolo, è veramente per bambine, perché penso che a me non ci starebbe mai se non dopo un bel crack. Nel mio caso è semplicemente azzurro con questi due ricciolini in fondo. Niente di speciale. Guardiamo ora velocemente Irisa, l'elfa che ho trovato io. Eccola qua, devo dire che mi aspettavo molto peggio. Ha questo suo vestitino stampato bene, fatto di foglie marroni con i glitter. Il suo viso è comunque disegnato abbastanza bene per essere piccolina. Ha questi lunghissimi capelli verdi, che non sono di plastica dura ma sono quasi di gomma, che infatti possiamo squisciarli. E in testa questa specie di tiara bianca che non è colorata benissimo, però è veramente super sottile, quindi ci si può accontentare. Le hanno addirittura colorato le scarpine e i laccetti sulle caviglie. Non so se ne acquisterò ancora perché sono quelle cose che di solito non mi viene voglia di collezionare, però adesso riesco a capire perché piacciono. Oltre alla serie animata che possiamo trovare su YouTube, effettivamente anche queste sono carine e fatte bene e capisco che ai bambini possono veramente piacere. Quindi ragazzi, per questo mio video haul è tutto. Fatemi sapere se vi piacciono, quale preferite, quale acquistereste, quale non acquistereste mai perché vi fa schifo. Fatemi sapere se voi avete fatto degli acquisti ultimamente. Fatemi sapere come sempre tutto quello che volete perché mi fa sempre strapiacere parlare con voi. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.